Salve a tutti carissimi amici draghi, sono sempre io, il vostro amico Spyro, insieme al mio amico Sparks. Andiamo ad arrostire l'ultimo scagnozzo dell'omino. Omino, preparati, che dopo arrostito il tuo ultimo scagnozzo arrostisco anche te. Come già detto prima, prepara il tuo biglietto a sola andata verso Fanculandia. Finalmente smetterai di fare lo spaccone ed ergastolare i draghi con la tua magia ergastolante. Fai poco lo spiritoso ingenuo di un drago nano. Ti ricordo che il mio ultimo scagnozzo è il più pericoloso di tutti. Lancerai pacchi regali. E indovina un po' cosa contengono dentro. L'ergastolazione divinatoria. Quindi non ti conviene sottovalutarlo se non vuoi restarci secco, bello mio. Allora stupido drago nano, qual è il tuo piano adesso? Recita le tue ultime preghiere, tra poco sarai ergastolato con gran furore. È ancora presto per cantare vittoria, panzuto manciapollo, staremo a vedere chi avrà la meglio. Spyro, stai attento, avverto una presenza molto pazzoide nelle vicinanze. Ha un'aura molto pagliacciante e non mi convince. Stai attento, lo dico per te che sei ancora un drago di tenera età, non voglio vederti morire, hai ancora tutta la vita davanti a te e cerca di dare fuoco ai clown, così possiamo scalare questa piattaforma. Non crederete di farla franca contro il mio ultimo scagnozzo. Vi assicuro che non ne uscirete vivi da qui. Statene certo. Quando vi ergastolerà, verrò io di persona, vi rinchiudo in una prigione così stretta che non avrete nessuna via di fuga, e ovviamente mi mangio la chiave, la ingoio e voi attaccate al cazzo. Omino, abbi pazienza. Dopo aver arrostito il tuo ultimo scagnozzo tocca a te. A proposito, mentre mi metto alla ricerca dell'ultimo scagnozzo, vi invito a passare ai canali che seguo. Passate nel canale di Nebraska, lui fa video con Loquendo su Medieval, Pokémon Clover. Ah, e se magari un giorno, chissà se si degnerà di creare una scena dove lo Spiro dell'universo di Capon incontra lo Spiro dell'universo di Nebraska, sarebbe troppo figo XDXDXD. Inoltre passate anche nel canale di Lem Loquendo Chill, fa anche lui video su Crash Bandicoot, inoltre anche su GTA Vice City, San Andreas e GTA 3. E dopo aver sponsorizzato alcuni loquendisti, diamo la caccia all'ultimo scagnozzo dell'omino. Aia, mi sa che mi sono fracassato la zucca, che male. Che bello, abbiamo trovato la chiave del forziere metallico. Sì, che vergogna. Un drago nano che dice come nel video di Super Mario nel canale di Loquendo Italia. Io gli darei l'ergastolo. Grazie per avermi liberato, Spyro. Stai attento all'ultimo scagnozzo dell'omino. È un tipo da non sottovalutare. Dentro i suoi pacchi regali contengono ergastoli. Cerca di non farti fregare e buona fortuna, amico. Mi hai fatto male, draghetto stronzetto. La prossima volta che ti becco avrà la mia vendetta pagliacciosa, te lo assicuro. Ma stai zitto, pagliaccio con i capelli a punta. Sei così idiota che nemmeno a carnevale ti cagano. XDDDDD, su questo non ci piove, Spyro. Ma adesso dobbiamo concentrarci sul nostro ultimo obiettivo, battere l'ultimo scagnozzo dell'omino e poi vedercela finalmente faccia a faccia contro l'omino. Finalmente la resa dei conti sta per arrivare, sento già odore di chiappe arrostite XDXDXD. Sì, ma solo che non riesco a raggiungere quei forzieri, quella piattaforma mi impedisce di raggiungerli, Maron ma con me mescas Lucas. Vabbè, ora ci sono riuscito XD. Mi sentite brutti, coglionazzo del drago nano? Sono lo scagnozzo dell'omino? Ti sto aspettando all'arena del combattimenti, non vedo l'ora di ergastolarti mandandoti miliardoliardi di pacchi regalo in faccia. Muah, è la fine per voi? Vi conviene arrendervi? Sono lo scagnozzo più potente assoldato dall'omino? Vi conviene non scherzare con me che sono il più spietato di tutti? Parla per te che hai la voce fasulla di Roberto in Nodcast, e comunque non mi fai paura, sono pronto ad affrontarti a viso aperto, scommetto che l'omino non se l'aspetterà che tra poco brucerò anche le tue chiappone ergastolanti. Ma come osi parlare male della mia voce? La mia voce è sexy, e non fa paragone a nessuno di fronte alla mia sexaggine. Ti avverto, stupido drago nano. A confronto agli altri scagnozzi dell'omino sono violento e anche spietato. Beh, allora ti dimostrerò che anche io e il mio migliore amico Sparks non scherziamo affatto. A differenza dello Spiro dell'universo di Nebraska, che non so che fine abbia fatto, spero che un giorno lo incontrerò, non so se è il mio stesso aspetto, beh, in poche parole, mi sono dato da fare per salvare i draghi e recuperare il tesoro rubato da quell'omino ripugnante. Quindi come minimo, mi spetta una bella vacanza con i controcoglioni, dopo fatto ste fatiche che Ercole levati proprio. Consigli per battere quel coglionazzo?
Vai di fiammate e carica come hai sempre fatto, e buona fortuna! Ti aspettavo impazientemente, non vedo l'ora di scornarti con i miei pacchi regalo che contengono tanto di ergastolo, vedrai che ti farò tanto male, te lo assicuro. Beccati sto regalo e buon Natale, anche se le festività sono finite masticazzi muaaa. Ma ficcateli tutti nel culo sti regali, e poi Natale è già passato, ora mi hai fatto incazzare, la mia incazzatura draconica si abbatterà su di te. Maledizione, mi sa che mi sono lasciato cogliermi impreparato, ma stavolta non sarai così fortunato, ho fatto pure la rima, si vede che sono troppo ganzo agagagaga. Adesso ti arrostisco il tuo chiappone ergastolante, così la smetti di dire idiozia in rima. Omino, guarda che fine farà il tuo scagnozzo ergastolante. E, volevi? Guarda che faccia, non se l'aspettava. Non so perché, ma mi sono improvvisato Zeb, ma sti cazzi XD. Nooo, non posso credere di aver perso, è stata solo fortuna. L'omino ti farà un culo quanto il mondo degli artigiani, artigiani della qualità, ok questa era pessima, mi suicido solo per aver fatto sta battuta penosa. Fai tanto lo spiritoso, avrei pure sconfitto il mio ultimo scagnozzo, ma ho ancora altri assi nella manica, di certo nella mia terra non avrei vita facile, vai pure a toccare la mia terra e vedi come i miei uomini ti faranno male. Mi sa che te la stai facendo addosso dalla paura, visto che ti ho arrostito il bucio de culo al tuo ultimo scagnozzo. Rassegnati, non hai alcuna possibilità di farcela, tra poco vengo da te e ti ficco il tuo scettro ergastolante nel culo, anzi come direbbe un certo Daniel Forteschissimo di Medieval nel culo. Ciao Spyro, salta su, ti porto direttamente alla terra dei Nork, ma stai attento, è una terra ostile, e non è una passeggiata superare queste zone, non vorrei che uno come te alla tenera età ti succeda qualcosa, ma uno coraggioso, come ti ha affrontato molti pericoli. Dove ti trovi brutto panzone di un nasty Nork? Fatti vedere, io odio nascondino, se ti trovo, ti inculo per benino, e in più ti brucio per benino già che ci siamo. Finalmente ci troviamo nel territorio nemico, caspita devo fare attenzione, se no qua ci lascio le squame, infatti dico così perché sono un drago agagagagaga. Ma che? C'è un drago da salvare. A quanto pare ci sono tesori da recuperare anche qui. Facciamo piazza pulita e poi liberiamo questo drago intrappolato dall'ergastolazione. Non vedo l'ora di affrontare faccia a faccia quell'omino e finire per sempre questa faccenda, così finalmente posso godermi le meritatissime vacanze alle spiagge del drago. A chi lo dici amico mio? Non vedo l'ora anche io di rilassarmi anche io alle spiagge del drago dopo finito la battaglia finale contro l'omino. A proposito, ma che ci fa qui un drago intrappolato? Me lo stavo chiedendo anche io, eppure questa dovrebbe essere il territorio nemico dei Nork. Impossibile che ci sono arrivati i draghi prima di me. Ma che cazzo, ma non ti avevo già liberato, e come sempre stai sempre a disegnare gli hentai. Non c'è tempo per scherzare Spyro, sei nel territorio dell'omino, completa tutti i portali di questo mondo, e fagli il culo quadrato, conto su di te amico. Benissimo ragazzi, che dire, siamo quasi giunti alla fine di questa serie con Loquendosi Spyro Dragon, vi ringrazio a tutti per aver seguito la serie dal primo fino all'ultimo episodio, presto inizio una serie con Loquendo di GTA Vice City, non appena finisco Spyro, alla prossima ragazzi e statemi bene.